Eccoci qua, oggi ospiti graditi nei nostri studi di Sicilia News TV, Alessio Gervasi alla mia sinistra e Gaetano D'Agostino alla mia destra. Sono due fenomeni e stavolta voi magari state pensando, ma di che? Di sport? Ma magari anche, ma non solo, perché questi due fenomeni dell'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Leonforte parteciperanno presto, ovvero sabato, alle fasi nazionali, anzi possiamo dirlo internazionali visto che c'è anche la Croazia, sì, possiamo dirlo, internazionali dei giochi del Mediterraneo di matematica. Dopo tante prove, tante selezioni, ce l'hanno fatta. Allora, intanto complimenti Gaetano, complimenti Alessio. Grazie. Mi racconti un po' questo percorso che vi ha portato lì, come è iniziato tutto Alessio? Abbiamo fatto le fasi che iniziano a scuola in tutta Italia e in Croazia. Poi abbiamo fatto per la selezione per andare alle provinciali, sempre a scuola. Dopo abbiamo fatto quelle a Barrafranca, che c'erano tutte le province, e ora stiamo andando alle nazionali. E avete vinto sempre? Cioè, voi sì. Due non avete mai sbagliato un quiz, una risposta? No, ci sono 15 domande, su 15 ne devi indovinare almeno 10. E ci siamo riusciti sempre. Sì. Allora, quanto sono difficili, almeno quanto sono stati fin qui difficili questi test, questi giochi, Gaetano? Ma difficili, non lo so sinceramente, perché quando sei lì a fare le prove non pensi a quando sono difficili, pensi a quello che sai fare, pensi a riuscirle a fare, quindi non saprei dirvi, saranno difficili di sicuro perché sono le finali, quindi non so se ce la faremo, però fin qui ci siamo arrivati. Qual è stato fin qui il quesito, ecco, più difficile, quello che magari hai detto, ma qui, ma come si fa? Ma non ce ne sono stati? Più difficile, no, mi pare che era una catena di numeri dove tramite delle operazioni si doveva trovare un numero che non riuscivo a fare perché non mi riescono tanto bene tutte queste catene, diciamo, ci sto, sono le cose più difficili. Invece sei bravo in? Diciamo più problemi o cose... Risolvere un problema? Sì. Ok. E le moltiplicazioni? No, anche se... 9 per 9? 9 per 81. Vabbè. Semplice, ok. Alessio, sei andato a casa e hai detto, immagino, ai genitori, ce l'ho fatta, sono in finale. Ti hanno fatto? No. Sono lì, papà e mamma sono lì, ti hanno fatto, eccolo, ti stanno guardando. Mi hanno detto che sono stato bravo e mi hanno dato gli auguri per la finale. Ah. Tu invece, Gaetano, poco fa mi hai raccontato una cosa carina. Sì, a casa mi hanno fatto tutti i complimenti e mia nonna è stata l'unica che non me li ha fatti perché quando ha saputo la notizia si è messa a piangere. Mamma mia. Sì, si è commosso come in tutte le cose che si è commosso. Si è commosso perché mio cugino passa gli esami all'università e si commuove anche per me, si commuove un po' per tutto, diciamo. Però è stato bello, mi piace. Mia nonna la adoro, mia nonna. Salutiamo, grande. Come si chiama la nonnina? Pina. Ciao nonna Pina, da tutti noi. Allora Gaetano, sarete gli unici due dell'ennese di scuola media a partecipare a queste finali? Sì. Cosa si prova? A rappresentare una provincia intera? Emozione? Emozione sicuro. Orgoglio? Poi, certo, orgoglio si cerca di nascondere anche un po' perché... Perché bisogna essere sempre umili, coi piedi per terra, sì, no? Certo. Questo ve lo insegnano anche nello sport, perché come vi ho detto poco fa, sia Gaetano che Alessio fanno sport. Cosa facciamo? Io faccio calcio con la squadra del mio paese, Leonfortese. Ah, Leonfortese che milita in Serie D, è la prima squadra, e Gaetano è con gli esordienti. Sì. Ruolo? Difensore centrale. Difensore centrale, il tuo idolo? Il mio idolo? Ronaldinho, anche se non c'entra molto con i difensori. Perché lo vorresti fermare? Sì. Mentre vai in porta ti fermo io. Il numero di Ronaldinho? 80. Ah, ok. Nel Milan, squadra che tifo. Alessio, allora tu che fai invece? Pallavolo. Poco fa ti ho detto dove giochi, in che attaccante. Ruolo? Mi hai detto ma attaccante, sicuro. Perché? Perché attaccante? Perché gli altri ruoli, gli altri compagni erano? Sono brutti. Sono brutti? No. E che numero portate nelle vostre maglie? 3. 3? 5. 3 per 5? 15. Ok, alleniamoci sempre. 13 per 9? 117. 15 per 15? 225. Perfetto. Però sicuramente ci sarà anche una radice quadrata, per esempio, no? Radice quadrata di 144. 12. Ragazzi, Ma ecco, chi è che vincerà? Secondo te per vincere cosa bisogna fare? Rispondere alle domande. È semplice, no? Volete ringraziare magari qualcuno? Siete arrivati lì anche perché ci sarà qualcuno che vi ha insegnato forse bene la matematica, oppure a casa fate sempre conti, o semplicemente siete degli appassionati, non so.
I professori che ci hanno sostenuto. Vi hanno sostenuto, fanno il tifo? No. Verranno magari con le sciarpe a tifare per voi a Palermo? No. Ogni volta facevamo tipo il potenziamento di matematica, che c'erano nelle schede come nei giochi matematici e noi le risolvevamo. E voi due, chiaramente, non sbagliavate mai un colpo. È così. Vabbè, mai un colpo, sì, Ogni qualcosa ci tanto. soffermavamo. Ora non è che siamo normali, Normali, penso. Avete visto? Nonostante siano in finale internazionale, sono normali. Bisogna ringraziare qualcuno. Lui dice i professori, c'è qualcun altro? Ringraziare qualcuno, secondo me più di tutti, la maestra delle elementari che ci ha fatto amare, cioè mi ha fatto appassionare per la matematica. Mi è piaciuta anche perché ci spiegava molto bene, diciamo, senza di lei, anche io l'ho visto altre persone, non so più in altre classi, noi diciamo, siamo stati più fortunati ad averla come maestra. Perché voi state insieme da tempo? Alla scuola materna. 9 anni che siamo amici con Alessio, mio Quindi padre. quando uscite, poi cosa fate? Invece che parlare in italiano, magari fate sempre i conti. No, no, vabbè, li teniamo per la scuola i conti. Alle ragazze ci pensate? Normale. Ok, allora la maestra invece, tornando alle cose serie, la maestra chi è? Lucia Bentivelli. Ok. Sarà lì sicuramente a guardarci. Volete mandarle un bacio? Insieme alla maestra? Dai, Vai. uno, due, tre. Ok, allora io non posso che farvi un in bocca al lupo per questa straordinaria esperienza che vi accingete a fare. Sabato dovete essere lì alle. I giochi iniziano Beh, ci alle sveglia 9. presto, mi raccomando. Allora, oggi, domani, prepariamoci al meglio, facciamo tutti i conti e poi tornate con una medaglia a casa, Alessio. Penso di sì. Eh? Già ricevuto dalla scuola per aver passato le finali provinciali, ora ce ne daranno un'altra, penso, per essere arrivati fin lì. Chi vincerà? Chi arriva prima tra Alessio e Gaetano? Questo è difficile anche È perché difficile? alle finali provinciali abbiamo fatto lo stesso numero di risposte No, esatte. tu 15 o 14. Dai, teniamo alto il nome della provincia di Enna, eh? E grandi questi due fenomeni. Allora, in bocca al lupo ancora una volta a Alessio Gervasi e Gaetano D'Agostino.